ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite. Ebbene sì, proprio ieri ragazzi è iniziata la nuovissima season 3 del capitolo 5, che ha portato con sé, diciamo, tante novità, tra cui nuovi biomi, delle nuove città con i nuovi medaglioni, anche nuovi boss, alcune armi anche, diciamo, del passato, ma anche delle armi nuove. Quindi diciamo molte cose interessanti, dove ovviamente in questo video però andremo a fare la reaction insieme al trailer, al nuovissimo boss battaglia, a tutte le cose che hanno aggiunto e che hanno rimosso, e ovviamente andate a vedere anche la mia primissima vittoria di quando abbiamo anche sbloccato l'ombrellino nuovo della season. Quindi ragazzoni, mi raccomando, prima di cominciare con il video, spolliciate a più non posso, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e mi raccomando, vi ricordo che se volete acquistare il nuovissimo pass battaglia della season potete supportarmi nello shop utilizzando il codice creatore Croatomist. Potete anche taggarmi in una story su Instagram, così che ve l'andrò a ripostare e vi manderò anche un ringraziamento speciale in direct. E infine vi ricordo che mi trovate in live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, trovate il link qui sotto in descrizione. Però allora, ragazzi, non mettiamoci in chiacchiere perché abbiamo tantissime cose da andare a vedere. Vi auguro una buona visione. È vero ragazzi, cioè la crew conviene tantissimo, ma scusatemi, ti prendi i 1000 V-Bucks la skin e ti dà pure il pass. Frate, ma è 100.000 volte più conveniente, ma state scherzando? Cioè è una god play, madonna, se non fosse per me che ho queste idee fantastiche voi non sareste mai venuti a conoscenza di questo incredibile trick, ragazzi. Per altri consigli su Fortnite seguitemi su Tinders. Allora, andiamo a vedere un pochettino il pass battaglia, andiamo a fare un po' la reactions di quello che è successo. Bella emote, ho visto un film iniziare in una zona tipo di metal meccanico. Iniziava praticamente così, poi come è finito però non ve lo posso comunicare. Ok, non male, ci sta, caruccia, niente di che, niente di particolare. Secondo stile della skin iniziale, più bello il primo stile, vi dico la verità, con sto catetere in faccia, nel senso... Ah, c'è pure lo stile con la maschera, ok. Qua abbiamo una skin che penso che non utilizzerà mai nessuno per il semplice fatto che è tipo enorme, sembra tipo uno di quelli che fanno WWE. Ah, ok, non stavo capendo se era una macchina in game o se era un paracadute, ero un attimino confusa, scusatemi, un po' troppo gigante. Sempre lui in versione... Incazzato, non posso dire come, perché sennò sembra che tipo quasi una battuta. No, raga. Incredibile, Fortnite per queste skin veramente sempre sul pezzo, eh. Ma che cazzo è? Ma questa è roba satanica, sì! E lui in versione gialla. Oddio, un po' strana comunque. Vabbè. Simpatico come skin. Ma questa non c'era già uno stile simile, tipo di qualcosa del genere? Carina, ma niente di che. Io non. Ragazzi, ma chi cazzo userà mai una roba del genere? Ma questa è Toy Story che non ci ha creduto abbastanza. Sì, ma che cos'è? Ma è un abominio. C'è veramente comprato questo battle pass? Cioè voi mi state comunicando che io ho veramente comprato questo pass battaglia, ragazzi? È orripilante. Per ora è il pass battaglia più brutto che ho visto su Fortnite negli ultimi decenni. Oddio, una skin decente! Aiuto! Una! Ce l'abbiamo! Una skin carina! Questo è lo zainetto proprio quando voglia proprio di un bel pisello nel c***o. Cioè te lo metti proprio tipo sdraiato sul letto e fai proprio così, bop! Capito? E c'hai pure il volante per tenerti, che magari se rischi di cadere, capito, ti ci tieni abbastanza bene. Carina. Mi piace molto il casco. Mi piacciono molto i colori della skin. Il casco è molto bello. L'unicorno, il corno sulla testa, non mi va di rimutarmi, ragazzi. Quindi, vabbè, sapete già quello che volevo comunicarvi. Carina. Cioè, io capisco la collaborazione con Cristo di Dio. Ma, nel senso, cioè, allora, esteticamente è fatta da Dio. Cioè, non si può dire nulla. Esteticamente è proprio da paura. Però non la userà mai nessuno. Mai. Ah, questo qua è tipo, la seconda stile è tipo quando sei tipo in procinto di fare, tipo di avere una diarrea cronica, praticamente, capito? Cioè, inizi che sei normale. Cioè, tipo, inizi così. Vedi? Quando sei in procinto di una bella diarrea cronica, vedi? Ah! Allora, per quanto mi riguarda, sapete che io in genere i pass faccio sempre tanti complimenti, ma questo è il primo pass, penso, più brutto che ho visto negli ultimi periodi, purtroppo. L'unica skin veramente carina è lei, che purtroppo è una skin riciclata, ma gli hanno fatto un rework molto bello. Cioè, nel senso, è la Bright Bomber reworkata e, a parer mio, è molto molto figa. Ora voi direte, Martina, perché sei andata in questo posto di merda? Perché è un posto di merda? Chi cazzo l'anda a Pleasant Plaza? Tre persone con me sono andate in questo momento. L'hanno qua perché ci sta sempre il boss, quello con il combat, che purtroppo, o per fortuna, è il mio unico obiettivo di questa season. Ah, chi c'è qua sotto? Vuoi morire? Sei morto, bro. 3, 2.
Lui era un vero guerriero. Non ci ha creduto abbastanza. Cioè, bro, GG. I guess sono un player migliore di te. Sei morto in un modo che, guarda, veramente, cioè, morire così nel 2024 è un po' grave. Il bot, ragazzi, il bot. Vieni qua da mamma. Grazie. Chill. Te lo giuro, mi sono spaventata tantissimo. You are mine now. E ora dove vai? No, no, stavo scherzando. Mio Dio, ma... And reds. Dai, bro, ma non si scoreggia a quest'ora. Ma che c***o fai? Dov'è l'altro medaglione? Andiamo qua all'ippodromo. Lo chiameremo ippodromo, ragazzi, da oggi, eh. No, eh. Ping della Madonna. Ok, ragazzi, basta. La palestra mitica? Oh, oddio, che bella! Face ID? Fatto? Che bella! Ma bellissima sta macchina. È una hit, sì. Si vede che sei una donzella. Guarda come cazzo guidi, mortacci tua. Ma che tata da patente? Abustruzzu! Dai, però basta scorreggiare. Ok, allora, uno l'ho generato. Allora, questo game dobbiamo fare delle missioni, ragazzi. Uccidere uno di balestra, uno con i guanti e uno con la macchina. Quello con i guanti già l'ho fatto. Ora mi serve uno da ammazzare con la macchina, ok? Yeah. My lover. In my peace, in my box. Shut the fuck up. Abbiamo tutti i medaglioni, ragazzi. Quindi, ricapitolando un secondo, quindi questo è quello che dà il nitro infinito. Questo è quello, mi sa, che mi dà lo scudo overtime. E questo? Le tue armi hanno munizioni infinite e incrementano anche il danno delle armi? Ma di qualsiasi arma? Se incrementano il danno di qualsiasi arma è fortissimo, sì. Cioè, se incrementa anche il danno tipo del pompa è straforte, è strabroken quello lì, ragazzi. Buonasera, monsieur. Mio nome è Martino. Posso entrare dentro il suo box, per favore? Monsieur, buonasera, come stiamo? Mi sa che non sta molto bene di capa. Grazie, arrivederci. Queste macchine sono fortissime, ragazzi. Cioè, hai un sacco di turbo. Si riparano da sole, sono tutte quante full percate. Hai la benzina infinita. Cioè, comunque la questione delle macchine è veramente fuori di testa. Secondo me hanno fatto un grosso errore. Goodbye. Kill di macchina ce l'abbiamo, ragazzi. Quindi ci manca la kill di balestra. Kill di balestra, abbiamo fatto tutte le challenge.
Mi sento tipo una teppista con sta macchina, sì. Cioè, siamo tipo, non lo so, un capo, tipo un boss strano, capì? Ah, è per forza sotto il ponte, ragazzi. Ce l'abbiamo, signori. Vaffanculo, assurdo. Un po', proprio c'era proprio la... Sembrava tipo la testa tipo così, capito? Cioè, in quel momento, quando l'ho visto, è come se avessi visto davanti a me tipo la testa di Diglett, capito? E quindi avevo tutta la potenza nel fare solo headshot. Mentre che nuotava. Era tipo un must. Cioè, se non lo facevo mi sentivo male. I medaglioni ci possono anche stare. Le armi mitiche ci possono anche stare, anche se l'R non l'abbiamo trovato. Però, ragazzi, le macchine non hanno senso, cioè... Ma non solo le macchine, quelle potenziate dei boss che fai con il Face ID, ma proprio le macchine in generale. Cioè, tu vai in giro per la città, per la mappa, ti prendi i perk, quello del chonker, quello delle ruote che non puoi prendere danno, tipo, cioè, che non puoi tipo bucare le gomme con i proiettili. Cioè, sono troppo forti. Ma anche i guanti. Allora, i guanti, se me li lasciavano come se era tipo una rotation, quindi soltanto per ruotare, ci stavano. Ma il fatto è che i guanti tu li utilizzi proprio per generare i box e li prendi letteralmente a cazzotti nei denti, non ha senso, sì. Non ha proprio senso, non ha proprio senso, cioè è troppo forte, non... competitivamente parlando non lo è per niente, cioè se mi dici for fun, farti una partita così per chillare, divertirti, ti dico ok, ci sta, ma competitivamente parlando per ranked o tornei è troppo sbagliato, cioè già che hanno rimosso i cecchini è un traguardo incredibile, ma il problema è che per il comp, per i tornei, le cose che ci sono adesso, tra balestra, tra la macchina che joini e letteralmente spacchi tutto... i guanti che entri nei box come se non ci fosse un domani. Sono cose troppo forti. O le splash. Se tu non hai i guanti e hai le splash che puoi fare sia a te che ai tuoi compagni. Cioè, voi andate con shift, entrate nelle costruzioni dei nemici, li genate, li ammazzate. E non solo li genate, gli fate pure tipo 60 danno, mi sembra, di slide. Cioè, è fortissimo. Ci sono troppe cose, secondo me, sbilanciate. Dovranno fare per forza un hotfix nei prossimi giorni, perché sennò non ci siamo per niente, raga. Cioè, proprio non ci siamo, vi dico la verità. Perché poi i posti, le città nuove sono anche belline, tipo quella del deserto a me piace un casino, ma le macchine, non... no, troppo, cioè sono troppo, ragazzi.